prima giornata Super Eleven Cup, ingresso il campo delle squadre Real Cittadella contro Real Cirque Capì, maglia rossa, Cittadella e maglia grigia. Arbitro della gara Giampiero Capuano, si appresta ad entrare al cerchio di centrocampo le due squadre. Vediamo sul campo ufficiale della 7 Cup, targata SK, scusate, non 7, Super Eleven. Vediamo, si dispongono un attimo. Aspettiamo, si dispongono tutte le squadre per bene. Prima giornata di questa importantissima competizione, è qui che si vedono i veri giocatori, è qui che si vedono i veri giocatori, i veri fuoriclasse. Questo è il calcio, questo è il gioco del calcio. Arbitro lancia la monetina con i due capitani, tutti a guardare. Se segnano palla e campo. E vediamo che ci sono le due strette di mano un po' confuse, si devono abituare un po' per la prima volta. E vediamo, piano piano si stanno ordinando. Si stanno ordinando ed ecco che subito ci sono le strette di mano. Perfetto, piano piano tutti impareranno bene come si fa. Non sono giocatori professionisti, ma ci mettono l'anima, ci mettono il cuore e le emozioni sono sempre alle stelle. Grazie SK per regalarci tutto questo. Ciao, siamo alla prossima. Qui alla prima giornata del Super Eleven, partita tra Real Cerque Capì contro il Cittadella, che è praticamente il posticipo della giornata dopo le tre disputate ieri. Il punteggio è di 4-0 per le reti siglate nel primo tempo di Manzi, Marcello Manzi, e di Affinita, e nel secondo tempo di Angelo Cinquegrana, un grandissimo gol segnato dalla fuori area con un bel pallonetto di sinistro a volo a incrociare nell'angolo opposto, il portiere non poteva nulla. Mentre poi c'è stato pochi secondi fa la seconda rete personale di Marcello Manzi, che solo davanti al portiere insacca e facilmente, trovando la rete del 4-0, probabilmente hanno chiuso qui la partita. Vediamo ora il Cittadella che si butta in avanti alla ricerca quantomeno di trovare la rete per riaprire il match, ma la velocità di Manzi, vediamo in questo momento, e della squadra è veramente notevole. Palla al centro e c'è il recupero del portiere su Affinita, che riesce a buttare la palla in avanti e quindi con l'attenta difesa a guadagnare una rimessa laterale. Dicevamo, il punteggio quindi di 4-0, due reti nel primo tempo e due reti nel secondo. Una Cittadella comunque che deve quadrare bene la sua formazione, decidendo bene i ruoli e quantomeno, perché comunque individualmente. Seguiamo ancora l'azione e c'è ancora la rete di Manzi su assist dalla fascia laterale del compagno, vediamo, con la maglia Macron del Rimini, non ricordiamo il nome perché è la prima giornata. Vediamo i festeggiamenti a centrocampo, sono 5 quindi le reti, la tripletta per Manzi, sicuramente tra i migliori in campo assieme a Angelo Cinquegrana, che ha trovato anche lui la rete, l'assist per il 2-0. Una difesa, dicevamo, della Cittadella da registrare sicuramente, perché magari a centrocampo in avanti i ruoli sono meno pesanti per un eventuale errore, quelli a difesa dei fuorigioco e della ripartenza sicuramente fanno pesare molto sull'andamento del match. Vediamo ora invece sul versante opposto, proprio Angelo Cinquegrana perde palla sulla tre quarti avversaria. Vediamo al limite dell'area il numero 8 che passa dietro, non carica il tiro, ma un intervento in scivolata di Cinquegrana recupera il pallone e fa ripartire l'azione dei suoi compagni. Vediamo Affinita che non riesce a recuperare il pallone e sulla fascia sinistra il centrocampo comunque sta reggendo bene i ritmi di questa prima partita, che sicuramente per chi non è abituato è difficile giocare tutti e 50 minuti. Per questo entrambe le formazioni hanno una buona panchina.
Vediamo il rilancio a lungo alla ricerca di Affinita, che riesce a intercettare il pallone, ma viene fischiato il fuorigioco dall'arbitro, giustamente, perché il giocatore del Rimini, con la maglia del Rimini, si trovava oltre la linea difensiva. Vediamo quindi il difensore di Cittadella che ferma la palla e fa ripartire i suoi. La palla viene giocata sempre sulla linea difensiva, viene buttata in avanti alla ricerca del laterale destro, ma c'è l'intercettazione di Manzi, che butta in fallo laterale. Ancora il numero 20, butta palla in avanti alla ricerca dell'8, che fa sfilare verso il 15. Ciao ragazzi, fa sfilare e il difensore centrale riesce a recuperare con l'aiuto di Luigi Marrone, buttare in avanti, ma la palla viene ancora conquistata da Cittadella, che con numero 11 spreca probabilmente una buona occasione con il mancino e la tira alta sopra la traversa. Vediamo cartellino giallo mostrato dall'arbitro per il giocatore con la maglia del Rimini, probabilmente per qualche protesta di troppo al centrocampo. Rilancio lungo del difensore alla ricerca di Affinita, anche per lui un buonissimo match nella fase offensiva. Scende sulla fascia laterale, la palla è ancora buona in gioco, ma non trova il compagno di squadra e si spegne sui piedi della retroguardia del Cittadella. Palla in avanti, vediamo se il numero 16 ritrova, il numero 10 trova qualche possibilità di accorciare le distanze, ma vediamo ancora dalla fascia destra un cross al centro, ma la palla è debole e c'è la ribattuta del numero 8, ma non trovano la rete del gol, quindi si riparte con il numero 20, che subisce un fallo sulla tre quarti. Vediamo che la palla viene sistemata e battuta subito il calcio di punizione, ancora sulla fascia destra, palla intercettata da Angelo Cinquegrana, ottimo il suo match sulla fascia sinistra. Palla in avanti per Manzi, che scende palla a piede, passa al centro, ma c'è ancora il fuorigioco in attacco per il Real Cerchi Capì, che riparte l'azione. Cittadella, vediamo ora sulla fascia sinistra, subisce un paio di falli, ma l'arbitro concede giustamente il vantaggio perché la palla è ancora in possesso del Cittadella. Forse un po' lenti e macchinosi nel far ripartire le azioni, ma comunque è ancora loro il possesso. Il numero 11 passa a 15. Ci scusiamo per questi inconvenienti, che la conoscenza dei nomi, ma purtroppo è la prima giornata, quindi dobbiamo ancora conoscerli bene. Andiamo alla rimessa laterale, il numero 11. Ecco che riprende il gioco il numero 11, passa in avanti sulla fascia sinistra, cross al centro e fuori gioco di entrambi il 15 e il 22, si trovavano oltre la linea difensiva, quindi il gioco riprende subito con Francesco Cinquegrana, che passa ad Angelo. Angelo butta in avanti alla ricerca di Manzi, ma non lo trova. Il pallone rimane sulla fascia sinistra e riprende, probabilmente è uscito. Da qui si vede poco. Comunque c'è il fallo, un calcio di punizione in favore del Cittadella. Palla in avanti, ancora la difesa del Real Cerchi Capì riesce a contenere le azioni avversarie. Veramente molto buona la prestazione di ragazzi in maglia rossa, che con Affinita sprecano un buon contropiede che pensava forse che stesse in fuorigioco, ma l'arbitro non ha fischiato nulla, quindi ha sprecato una buona occasione per portarsi sul 5-0. Ma vediamo che si interrompe ancora il gioco per un calcio di punizione al centrocampo. Vediamo Eric che passa dalla fascia sinistra e guadagnano un calcio, un fallo laterale. Palla in avanti, vediamo il numero 11 prova a girarsi di testa, non riesce a tenere palla e rimanere nella zona avversaria. Seguiamo questi ultimi secondi con Gianni Esposito, che rilancia in avanti e ancora fuori gioco. Sicuramente
la linea difensiva del Cittadella in queste occasioni deve essere abbastanza alta per poter ripartire subito. Così è, quindi un altro fuorigioco e si riprende da questo calcio di punizione. Palla lunga in avanti alla ricerca del numero 11 che stoppa a sua volta e passa fuorigioco di rientro fischiato dall'arbitro, e chiudiamo qui il nostro collegamento.